Le donne vittime di violenza non devono subire, ma denunciare e allontanarsi prima possibile dai loro persecutori, perché ad avere effetti devastanti sarà la loro scatola cranica, con gravi rischi in futuro di ammalarsi. La neuroscienziata abruzzese di fama internazionale Antonella Santuccione Ciada, a Pescara, in occasione dell'Abruzzo Economy Summit, ha ricordato che uomini e donne non sono uguali nei sintomi, nell'incidenza e nella risposta alle cure di diverse Il malattie. cervello della donna si ammala in maniera diversa rispetto al cervello dell'uomo. Purtroppo è più sensibile, è un cervello più delicato e abbiamo che malattie come l'Alzheimer, la sclerosi multipla, l'emicrania, la depressione, l'ansietà, sono tutte patologie che riguardano prevalentemente la donna, con numeri che sono quasi vicini all'80% per tutte queste malattie che ho elencato, ma ce ne sono molte altre. Pensiamo banalmente anche alla maggiore vulnerabilità del cervello della donna da un punto di vista proprio di protezione, no? Quella scatola cranica della donna è più sottile rispetto a quella dell'uomo. E che vuol dire? Che quando c'è per esempio una violenza si è più soggette ad avere concussioni o addirittura traumi cerebrali, che poi sono un rischio specifico per la demenza quando si è in un'età più tardiva della vita. Quindi io quello che dico spesso alle giovani donne che sono all'interno di una relazione, ad esempio, magari violenta, uscitene, a parte per lo schiaffo di oggi, ma soprattutto per la demenza di domani. E questa è una cosa che va detta, cioè è un modo di proteggere appunto la salute del cervello, quella di prendersi cura anche con un semplice elmetto di questa scatola così preziosa quando andiamo ad esempio in bicicletta o su un monopattino. Poi c'è la differenza, diciamo così, più funzionale, cioè come funzionano in maniera diversa il cervello maschile da quello femminile. In una frase molto breve, il cervello femminile è più empatico perché per natura e per tutta una serie di neurotrasmettitori ed ormoni che agiscono al suo interno, noi abbiamo una maggiore empatia. Perché sarebbe magnifico avere più donne che governano questo paese, questo pianeta, perché ci sarebbe, a mio avviso, minore conflittualità a livello globale. Sfido a che le donne vadano a fare una guerra o mandino i propri figli in guerra.